Ragazzuoli, bentornati sul mio canale. Io sono Tommaso Storri. Oggi, raga, direzione San Siro a vedere Milan Frosinone. Posso dire che ho molta paura. Nel senso, paura no, un parlone, però non sono serenissimo, perché parlando del Frosinone, squadra molto in forma in questo campionato. E nelle ultime quattro ho perso solo contro l'Inter. Esatto, noi arriviamo da una situazione un po' tragica. A livello di infortuni, una roba scandalosa. 20 infortuni muscolari. Infatti, stasera gioca Teo, difensore centrale. Vabbè, speriamo possa fare bene. Comunque, esordio anche dal primo minuto, da quello che ho visto sulle probabili di Bartesaghi. Che saluto, non so, magari vedrà questo video, che comunque è delle mie zone. Quindi mi raccomando, in bocca al lupo per il resto della stagione. Anche ti do un buon auspicio per oggi, sperando che possa fare una buona prestazione. Convocato anche Simic dalla primavera, anche Camarda, magari, chissà. No, io non lo dico, non succede, ma se succede gioca e magari fa anche qualcos'altro. Non lo diciamo. E niente, adesso mi dirigo la macchina, direzione San Siro, e vi presento anche i miei compagni di avventure. Raga, sono appena uscito di casa, non so se mi sentirete, perché c'è un vento anomalo. Vi stavo dicendo, ma noi siamo obbligati a vincere, perché ieri la Juve ha vinto, e quindi vincendo torneremo a meno 4, sperando che domani comunque l'Inter perda o pareggi contro il Napoli, così riusciamo a riguadagnare punti. Mamma mia, c'è un freddo, infatti mi sono vestito a strati. Mamma mia, oddio! I video sul Milan quest'anno non so quanti ne riuscirò a portare, più che altro non è del tutto dipeso da me, più che altro perché dipende dalla disponibilità dei biglietti, visto che non ho l'abbonamento, quindi sarà molto difficile trovarli. Quando avrò i biglietti, quasi sicuramente vi porterò con me allo stadio, e comunque è quasi un anno che non ci vado, è l'ultima partita l'ho vista l'anno scorso, Milan-Lecce con mio nonno. Forse in futuro ci saranno reaction anche con lui, che lui da quando ero piccolino mi portava allo stadio, quindi tanta roba. E niente, adesso aspettiamo i miei bro, poi ci avviamo. Ragazzuoli, ci siamo arrivati. Ecco qua i miei compari. Uno, l'expert. Cosa ne pensi di stasera, expert? Stasera penso che sarà una partita molto difficile, combattuta sicuramente. Il Frosinone gioca bene, gioca molto bene. Pronostico? Pronostico non lo dico, sono scaramantico, quindi. Però il Tu Frosinone è la miglior neopromossa al momento, lo possiamo giusto. dire, lo possiamo Tu dire. Fede, lui ragazzi lo conoscete già, fatto. È il lamentoso di Gallipoli. Dai. Vabbè, io penso. C'è una parola, Pioli out. E pronostico. Vero, il nostro meme. Pronostico. Scusa Fede, ti Sì. interrompo. Il nostro meme, ragazzi, è Pioli out. Pioli out. È il nostro rito anche. Palladino in? Palladino in? Non si No. sa. E pronostico? Lo sai che è imprevedibile in realtà? No, non lo dico neanche io perché ho un po' paura Luca dell'Expert. Mazzitelli mi fa paura, eh. Mazzitelli. Anche se è rotto, Mazzitelli, Raga, quindi non c'è. Sule. Raga, Sule da tenere d'occhio. Sule è bello peso, però, cioè, Greve. mi fa tanta paura Sule. Ma sai che io tirò Gli dico anche. occhio Barnecea. Vero, vero, che Vero. quello l'argentino pazzo. E ti dirò anche qualcosa di più anche io. Marvin Ciuni, ragazzi. L'ho preso al Fanta come pupillo meme. Però, ragazzi, mi ha fatto vincere una giornata col gol di E tacco. Giuseppe Caso? Anche Giuseppe Caso. 5 contro di me e la sono provata a caso. Esatto. Comunque, sperando che. Vabbè, stasera non deve segnare Invece tu. Sule al Fantacalcio ce l'ho io, ma. Non ce ne frega un cazzo Ma no, stasera. no, stasera penso sia l'unica volta in cui non voglio il bonus di Sule. Esatto, anche Quindi. io di Ciuni, Io voglio quello di guarda. Musa. Io di Teo. Mio Di Teo, gemello, è che il già la scorsa gemello, giornata ha segnato, stasera deve fare ragazzi. A me ha triplette. finito tutto ciao, tanto è uno dei tanti, quindi niente. Se no al Madonna. Fanta niente, prima un cazzo. Adesso. Esatto, stasera al Fanta non ce ne frega un cazzo. Madonna. Ragazzi, sono un po' ansietta, ve l'ho già Fa detto. freddissimo. C'è un botto di C'è un vento. botto di Sì, un botto vento. di Sembra di vento. essere in mezzo all'oceano. Figa, è vero. E io ho fatto il pane Siamo da a Rio de montagna. Janeiro. No. Anche io mi Davai sono al chittato Milan il qui, brutto. regolare che c'è, Mamma mia, sempre. bravo. E niente, E. ragazzi, ci vediamo fuori dallo stadio. C'è A dopo. fuori reaction di Pep. Non è più così tanto grande come. Minchia, raga, è appena uscito. Guarda che cosa è fuori da San Siro. È appena uscito il girone dell'Italia, greve. Cioè, Spagna, Croazia, Albania. È andata malissimo. Però, sinceramente, sti cazzi. Dobbiamo vincere l'Europeo. Anche queste squadre. Gasati. Gasati. Mamma mia. Federico, ma dove cazzo siamo? Luxury qua, Minchia. Minchia, ragazzi, tanta roba. Guarda qua. Lounge. Madonna, raga, qua io c'ero venuto con mio nonno quando ero piccolo a vedere Milan-Verona, che poi è finita 4-1. Mamma mia, ragazzi, che ricordi, bellissimo. Poi sono sempre stati i secondi anelli, il rosso, l'arancio, il verde, il blu, il puro. Mamma mia, ragazzi, sono emozionatissimo, che bello tornare qua.
Dai, Spizzi! Allora, raga, sono uscite le formazioni ufficiali. Simic non gioca, neanche Bartesaghi. E comunque ho visto scaldare Camarda, raga, è gigante, grande, è grosso, cioè è strato. Pioli non ha il coraggio di schierarli, non si fida. Io li avrei provati, nel senso, ha adattato Florenzi e Hernandez come difensori, quindi cioè piuttosto mettevi Simic titolare e sarebbe stato aiutato da Tomori e Teo. Comunque non so se mi sentirete che qua c'è un casino della Madonna e nulla. Vabbè, raga, io lo dico, se ci fosse qualche sponsor che vorrebbe regalarmi i biglietti per le prossime partite del Milan, va benissimo, la mia mail la trovate in descrizione, non ci sono problemi, contattatemi, io sono super disponibile. Non uno, ma anche per i saluti. Ah sì, ma va bene, quello poi viene dopo, comunque io ci sono disponibile, scrivetemi, c'è la mia mail nella descrizione. Confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che sale piano piano, principi forte. E stammi più vicino, e chi non salta è un colpo juventino. La 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 forza rotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Dai ragazzi, è passato un minuto, già prima azione quasi possibile gol per noi, speriamo bene, dai. Ragazzi, sono passati 8 minuti, possesso palla, adesso l'ha ripreso un po' il Milan, ma i primi 6 minuti l'ha tenuto solo il Frosinone. Fase della partita di stallo, le squadre stanno studiando, il Frosinone è compatto e dai, speriamo di trovare la via del gol perché sennò diventa dura poi. Milan, dai, speriamo bene. Dai! Vai raga, 10 minuti passati, prima per occasione per il Milan con Musa. Ci siamo, dobbiamo essere più concreti però. Oh! Bravo Magnan! Sono passati 15 minuti, Frosinone ha avuto un calcio d'angolo e un'altra buona occasione ma non l'ha sfruttata. E continua ad andare a provare a puntare l'uomo, ma non ce la fa a puntarlo. E il Milan continua a perdere occasioni su quella fascia. Pulisic non gli sta andando molto il pallone, però vabbè. Dai, un'altra buona occasione. Dai, ne stiamo creando finalmente. Calcio d'angolo per noi. Pensavo fosse gol, l'avevo vista dentro. Dai, ci siamo. Altro angolo per noi, dai, va bene. Dai, parte Camarda, dai ragazzi. La passione del pubblico. 25esimo, calcio d'angolo Frosinone. Lo batte su re. Mamma mia! Si è passata mezz'ora, qualche occasione ma nulla di così preoccupante in entrambe le squadre. Forse la penita l'ha avuta il Frosinone con quell'angolo, adesso sta ripartendo il Frosinone, comunque mezz'ora di puro nulla. E oddio! Mamma mia, il Frosinone ha fatto un tiro fuori dall'area, quasi vicino al gol dell'1-0, mamma mia. Per ora il Frosinone è stato più pericoloso del Milan. E ha detto tutto, porca vacca, non è possibile, non so cosa dire. Manca l'atteggiamento, ecco, quello manca, che è fondamentale. Vai, mamma mia, dai, Benna! Ovazione per Bennassar che si sta scaldando finalmente dopo mesi. Dai! Non è possibile, il fallo di Musa, no, così no, non è possibile, raga,
e facciamo. No. Pochi guizzi, li facciamo sterili, una volta che tiriamo prendiamo il palo. Ma non va a fanculo. No dai, no, no, no. Cioè, ci palleggiano in faccia questi. Via, faccia! Oh. Guarda, guarda! Mamma mia! Siamo bagnati! Siamo! Però non si possono lasciare quei buchi così! Per fortuna che c'è Magnan che ti salva il culo, per fortuna! 42esimo e forse non appena avuto una grandissima occasione sul miracolo di Mike che ha sbagliato il palo, oddio! Dai, dai! Siamo svegliati al 44esimo, forse. Ma ragazzi, la cosa più assurda è che abbiamo visto dal vivo un gol di Jovic e non l'ho ripreso. Quando ti ricapita? E non l'ho ripreso. Dicendo, nel momento migliore del Frosinone, abbiamo trovato il gol finalmente. Jovic non sono riuscito a riprenderlo, però sti cazzi ragazzi, 1-0 va bene così finalmente. Si è accesa la partita dal 42esimo in poi, finalmente. Adesso è finito il primo tempo. E manca poco, mancheranno 20 secondi. Comunque ragazzi, primo tempo veramente brutto. Occasione Milan solo con il palo, poi vai, il gol di Jovic. Allora, dico brutto, ma bello per un semplice motivo. Abbiamo visto il gol di Jovic grande in diretta, dal vivo, ed è un miracolo, eh. Quello sì, finito adesso, cioè, il primo tempo. Gesù ha deciso di darci una benedizione stasera, eh. Però beh, cioè, non l'ho riprendo, sto riprendo, sì, però ragazzi, fa niente. Conta sul tabellone. Esatto. Jovic al 43esimo. Veramente un clima surreale a San Siro. Sì. Mai visto lo stadio così fitto e così vuoto. E diciamo che questo gol di Jovic ha riacceso un po'. Sì, ha riacceso un po' le speranze, un po' tutto. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo quando riprende il secondo tempo. A dopo. Dai. Bello! Dai! No! Va bene così, raga, va bene. Dai, ci siamo, siamo convinti. Oddio! No! Quantesimo 2-0 finalmente. L'abbiamo indirizzata come volevamo noi, giusto così. Dai giù culo. Bravo. Dai. Oh. 61esimo. Il Frosinone sta tenendo un po' il primo del gioco, ha avuto due o tre occasioni, un altro calcio d'angolo. Speriamo che non riaprano la partita perché sennò poi si mette male. Perché poi figa, il Frosinone c'ha un bel gioco, hanno un ottimo palleggio. No. Via. Dai. Perché dobbiamo rischiare così tanto? Ragazzi, è entrato
il mio pupillo del Fanta, il meme, Giuseppe Caso, il Ronaldo di Frosinone e anche Caio Jorge, come dove lo volete. 71esimo, per te che sei un po' addormentata. Il Milan sta cercando di addomesticarlo, oddio. Clima soporifero. Esatto, clima soporifero. Soporifero, scusate, come si suol dire. No? Come dice il nostro amico Mazzarri. No, comunque, sì, 71 minuti, gli ultimi 5-6 minuti di nulla. Comunque, oh, qua, mi sa che entra Pobega, si è tolto la maglietta, si è tolto la pettorina, è lì che si sta trincando la sacquetta Lete, mi sa che tra un po' entra. Eh sì, mi sa che non so chi toglie però. Speriamo non Musa. Dai! Oddio! Mamma mia! Dai! Godo! Mamma mia! Ragazzi, Jovic stasera non so cosa, gol e assist. Raga, comunque Jovic è stato benedetto dalla Maria Vergine. Allora, un parere onesto, 3-0, che, oddio, partiamo bandito. Mi battevano, mi chiedere perché, io per sempre so spiegare, non potrai capire mai, quanto è bello la civiltà, quanto è bello essere noi, io per sempre ci sarò, quando mi la giocherà. Come quando da bambino la guardavo con papà. Bandito! Capire mai quanto è bello la civiltà, quanto è bello essere noi. Io per sempre ci sarò quando il Milan giocherà. Come quando da bambino la guardavo con papà. Bandito! Una vita che andiamo là. Come la sciarpa rossonera. Signori, tutti per i partiti a pure. Bentornato a casa, mi raccomando, ci sei mancato tantissimo. Io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Stavo riprendendo. 3-1 Frosinone su punizione, credo. Sì, 3-1. Vabbè ragazzi, 3-1, speriamo che questo non riapra la partita. Dai, va bene. Eccolo, è ritornato. Vai Benno. Vai. No. Va bene Benno. Ragazzi, sta arrivando. Eccolo! Guardatelo lì, pronto ad entrare. Ecco, sta arrivando il momento. Vieni. Bravo Yavi! Bravo Luca! Bravo! No, dai, che così finita la partita. Bene! Allora raga, 89esimo, punizione al limite dell'area per il Frosinone perché hanno steccato uno. Dai, speriamo tutto a posto. Speriamo. Uè! 4 minuti di recupero. Mamma mia. Ragazzi, partiamo!
finita, 3-1. Mamma mia, ci sta, per fortuna. Dai, cazzo! E siamo, torniamo a meno 4 momentaneamente della Juve. Dell'Inter deve perdere. Deve perdere per il gioco. Chino Santanero azzurro, Chino Santanero azzurro, Mamma mia, ragazzi. Stavo dicendo, punti importantissimi per l'ottica classifica. Va bene così. Mamma mia, forse non ha giocato bene. Noi abbiamo portato a casa il risultato. Va bene così. Jovic oggi mostruoso, folle, mamma mia, fuori di testa, non so, cioè, gol e assist, bravo Tomori che comunque ha fatto il suo, sempre al top, e niente ragazzi, ci vediamo alla prossima, domani, anzi settimana arriverà anche il video dell'Ecco, ciao ragazzi, ciao ragazzuoli, alla prossima.